Cosa sarebbe Battaglia senza Riccardo, ma cosa sarebbe il canale di Battaglia senza Riccardo? Quindi senza Riccardo, senza i Barcari, senza la memoria dei Barcari. Non dimentichiamo che una delle vie d'acqua più antiche del mondo occidentale, credo forse il Naviglio Grande di qualche anno, una differenza minima, siamo alla fine del XII secolo, quindi ci troviamo in un contesto di rinnovamento anche tecnico, per quanto arcaico, per quanto semplificato dei mezzi a disposizione. E quindi il canale di Battaglia si colloca anche in un panorama, è stato menzionato il turismo, in un panorama turistico di grande pregio e potenzialità. In linea d'aria qui, se voi seguite la corrente del canale di sotto, arrivate in poco tempo alla laguna di Chioggia, vuol dire Venezia, poi c'è Padova, i coniugani, nomi importanti da Byron a Petrarca, quindi c'è un valore aggiunto continuo che andrebbe riscoperto, tutelato. Vedere quello che succede, ahimè, talvolta lascia sgomenti, però ho letto di recente della vicenda di Artois che avrà un epilogo in tribunale che è spiacevole, sappiamo, insomma, quindi, e questo è il segnale del degrado che è stato evocato prima, la crisi, sì, il Grande Fratello, è chiaro che sgomenta questa gioventù in balia di messaggi di questo tipo. Il testo di Riccardo comunque ha una forza sua intima di ricucitura con il sistema non solo ecologico ma anche ambientale in senso lato, che vuol dire non solo tutto ciò che è ecologia, che è scienze, tutto ciò che attiene alle scienze naturali, all'idrogeologia o anche se volete alle dinamiche climatiche, ma riporta anche un legame fondamentale con tutto il patrimonio, con i sedimenti culturali, con le teatralità che hanno preceduto la nostra. Quindi dall'età paleoveneta alla romanità siamo è un deposito di cultura questo territorio di straordinaria importanza, ecco, delicato al tempo stesso, quindi ci troviamo spesso con delle incongruenze da fronteggiare. Con dei problemi di manutenzione di questo paesaggio. Mi ricordo un urbanista americano, Lewis Mumford, che va nell'Oregon e guarda questo paesaggio magnifico e dice a una riunione con tutti gli amministratori: ma sarete in grado di fare territorio? Cioè, vi rendete conto di che responsabilità avete con questo paesaggio? E si parlava solo di paesaggio naturale, perché non c'era nulla di storico importante nell'Oregon, immaginatevi, qualche totem di qualche tribù di indiani, nulla più. Ecco, immaginate se Mumford fosse qui a guardare questo paesaggio e ci dicesse: ma siete in grado di fare territorio? Questo è un problema enorme, un problema urgente, assolutamente, soprattutto se pensiamo di ricucire la crisi puntando a io direi di puntare anche a un nuovo stile di vita, un ritorno ai mestieri. Sono uscite molte riflessioni, c'è un sociologo, Sennett, che ha scritto un libro di La necessità di tornare all'artigianato, l'uso delle mani. È straordinario, anche mi ha colpito l'editore che percepisce dalla stretta di mano, sia anche Riccardo con la sua età mi stringe la mano, sento che è una mano che ha lavorato, che ha spinto il remo, che ha teso le vele, che ha mosso le scotte, eccetera, quindi le cime. Per cui, ecco, questo ritorno all'uso consapevole delle mani a un sapere fare. E quindi la barca era una mia vecchia idea, ne ho parlato spesso quando ero direttore, di tentare. Però mi è arrivata una telefonata interessante dalla provincia di Treviso. C'è un interreg potenziale col Portogallo e la Francia pensate, per il recupero delle vecchie barche per farne strumento di turismo sostenibile nelle vie d'acqua. Quindi un bando ai motoscafi, ai gommoni. Riprendiamo i saltafossi, le pantane. Tutte quelle barche storiche con la propulsione a vela o a remi. È l'Europa che ce lo chiede. E quindi io spero che possa andare avanti questa grande idea, per cui Battaglia potrebbe diventare il fulcro di tutta questa riflessione nuova. Per non parlare di quell'interreg con la Slovenia, di cui ahimè sono in attesa, se ne parlava, no? I tempi sono abbastanza lunghi, c'è una procedura complessa, per cui abbiamo scelto Battaglia, il canale, per un progetto Alto Adriatico, di riuso del turismo nelle vie d'acqua che insistono sull'arco dell'Alto Adriatico, quindi non solo gli sloveni ma anche i croati, pensate solo ai fiumi che scendono,
verso Spalato, verso Zara, sono fiumi che hanno delle barche molto interessanti, andrebbero studiate, andrebbero censite, tutelate, ricostruite, un po' come ha fatto Casamarca quando andavano bene le cose. Adesso tutto un po' bloccato, l'Alto Sile era state costruite, ricostruite 10 pantane con dei corsi per la navigazione con la pertica, che è una cosa straordinaria da noi, ma fa ridere se andate a Cambridge, sul fiume Kent, dove c'è il punt, che è una barca bruttissima, sono dei cassetti di comodini, di comodini. Però ne hanno a centinaia, le affittano, c'è un lavoro, c'è gente, imprenditoria giovanile, gli stessi che affittano i punt affittano le biciclette, organizzano itinerari, non è che il camp sia meglio del canale di battaglia, assolutamente. C'è una sonanza buffa, uno mi ha detto Cambridge, sei del ponte della Cagna, no, quello è un'altra cosa, Cambridge invece è un'altra cosa, no, è una sonanza buffa di un mio amico linguista che gioca con le parole. Ecco, io non so, credo di aver concluso, i tempi sono rispettati, mi auguro, grazie.